Grande successo di partecipazione per la quarta edizione di Science by Night, la notte della scienza, organizzata dal liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara. Nel corso dell'evento, l'astrofisico di fama internazionale, Remo Ruffini, ha annunciato la scoperta di una supernova di 10 miliardi di anni luce. Professor Capello, a conclusione di questa notte della scienza, tanto lavoro ma tantissima soddisfazione. Enorme, bellissimo, una partecipazione non solo da parte delle famiglie interessate ma anche da parte dei nostri ragazzi che hanno ascoltato con tanto interesse il professor Zazzini, hanno vissuto l'esperienza della conferenza del professor Ruffini con l'annuncio di questo 2 febbraio, insomma, delle ricerche che hanno fatto e quindi di questa supernova che insomma, hanno già annunciato. Le relazioni sono state di interesse, c'è stata tanta partecipazione, ma devo dire che soprattutto sono venute persone interessate per cercare di capire effettivamente che cosa significa affrontare gli studi della scienza. E le famiglie, ma soprattutto gli alunni, si rivolgevano ai nostri ragazzi chiedendo effettivamente che cosa significasse studiare in un liceo scientifico, e questo forse è veramente il più grosso successo, perché abbiamo dato semplicemente degli input e le risposte poi le daranno i ragazzi frequentando la scuola. Da qui partono quelle menti che poi possono dare un notevole contributo anche nel campo dove opera lei da anni. I primi fermenti sono nati quando io ero al liceo a Pescara. È stato un momento magico per me, che poi mi ha caratterizzato per tutta la vita negli Stati Uniti e nel mondo. Quello che voglio è proprio dare questi input, perché quando una persona ha 17-18 anni è lì che le prime idee, i primi fermenti che poi si seguono per tutta la vita.